Signore e signori, buonasera. Diamo inizio alla tavola rotonda dedicata alla questione dell'asterisco che caratterizza la presenza degli alimenti, degli ingredienti o di alimenti surgelati nei menù della ristorazione e sull'opportunità o meno di mantenere questa indicazione a tutela del diritto del consumatore di essere informato sulla qualità del prodotto che gli viene somministrato. È a voi tutti noto il fatto che sfogliando il menù di qualunque esercizio, spesso e volentieri, in realtà quasi tutti, appongono un richiamo, questo benedetto asterisco, per farlo seguire da una nota a piedi pagina illustrante il fatto che il prodotto nella sua totalità parte da materie prime congelate o alcuni ingredienti che compongono il menù presente nel piatto avevano questa caratteristica di conservazione. Ora si tratta di cercare di capire esattamente se questo diritto del consumatore, alla luce delle attuali norme e alla luce del giusto diritto di mantenere una corretta informazione, deve essere o può essere ancora mantenuto e svolge ancora questa iniziale funzione. Per capire esattamente i termini della questione, però, credo che sia opportuno partire un po' dall'origine di questa storia, cioè quando è nata e con quali obiettivi è nata. Credo che a questo possa dare una chiara risposta il dottor Fiore, direttore generale della FIPE, in quanto, essendosi per tanti anni occupato degli aspetti legali attinenti alla materia alimentare, credo che abbia seguito sin dalle origini questa vicenda. Prego, dottore. Grazie professor Aureli, buongiorno a tutti. Questo è un problema molto sentito dalla categoria, perché all'inizio degli anni Ottanta i NAS, comandati allora dal colonnello Rossetti, incominciarono a fare delle visite nei ristoranti e incominciarono a pensare che la qualità di un prodotto congelato o surgelato fosse diversa dalla qualità di un prodotto fresco. E quindi, ragionando in questo modo, dissero: qui c'è un possibile reato, 507 codice penale, frode, esercizio del commercio, si ha quando qualcuno dà o promette un prodotto di qualità diversa da quella pattuita. Quindi incominciarono a dire: se tu mi scrivi sul menù Spigola del Golfo, magari stando a Napoli, stando in Liguria, e poi mi dai la spigola che è stata pescata in un altro mare, è stata congelata e portata a Genova, evidentemente la qualità di questo prodotto è diversa, quindi hai commesso un reato di frode dell'esercizio del commercio. Oltretutto, dicono, il prezzo di acquisto di questo prodotto è diverso dal prezzo di acquisto del prodotto fresco. E quindi andrebbe dichiarata in qualche modo lo stato fisico originario del prodotto. Questo ragionamento, stranamente, è stato fatto solo nel nostro paese, perché FIPE, come sapete, fa parte di OTREC, che è l'associazione degli albergatori e degli ristoratori europei, e abbiamo fatto un'indagine e abbiamo scoperto da questa indagine che questa dichiarazione deve essere fatta su 27 paesi della comunità, in Italia e a Cipro. In Francia c'è una legislazione che è leggermente diversa e magari mi impone di dirvi se il pesce è di cattura o di allevamento, perché lì ritengono che sia una differenza di qualità. Per il resto è indifferente che il prodotto sia congelato o sia fresco. Poi, dopo 35 anni dalle prime sentenze, evidentemente sono stati fatti dei progressi della tecnologia del freddo che sono inimmaginabili. E
E quindi oggi come oggi noi abbiamo dei prodotti che vengono pescati e lavorati subito dopo la pesca, sia sotto il profilo della congelazione, sia ad esempio il miglior tonno sott'olio, e quello che viene fatto su alcune navi conserviere che pescano il tonno e lo lavorano immediatamente. Quindi abbiamo dei prodotti che sono diversi da quelli che si comprano al mercato. E poi io mi chiedo qual è il pesce fresco. Per me il pesce fresco non è quello che arriva, perdonatemi, al mercato ittico di Milano. Il pesce fresco è quello che io tiro su con la canna e sbatto nella pentola. Se no l'altro pesce è dovuto sempre un procedimento di conservazione, perché anche se conservato bene, ma dal peschereccio fino al ristorante c'è un momento in cui si è avuta la conservazione, e la conservazione è qualcosa che non può essere assimilata alla freschezza. Quindi a questo punto anche il ragionamento della nostra magistratura è abbastanza distorto, perché il legislatore in materia non ha detto assolutamente nulla. Non c'è nessuna norma di legge oggi come oggi che mi imponga di dire se un prodotto è fresco, è congelato o quant'altro. Adesso ci sono delle novità a livello comunitario, poi illustrerò più tardi in un secondo giro, sulle indicazioni dei contenuti degli alimenti, ovvero sia sull'informazione del consumatore, che sarà molto interessante vedere per capire come la nuova legislazione comunitaria affronti le problematiche dei surgelati. Vi passo la parola al coordinatore. Credo che tutto sommato a questo punto, dopo la indicazioni che ci ha fornito il dottor Fiore, sia utile, sia opportuno capire che cosa è successo in tutti questi anni a chi non ha realmente fornito, secondo l'interpretazione che a suo tempo ha dato il NAS, al gestore dell'esercizio, che cosa è successo nei dibattiti che ne sono conseguiti presso le autorità giudiziarie. In poche parole, tutta la magistratura ha chiaramente considerato accettabile questa impostazione che non ha saltato. La risposta a questo interrogativo ce la può fornire l'avvocato Luigi Isolabella, che ci mostra un caso reale al quale di recente si è sul quale di recente si è cimentato. Grazie per l'invito prima di tutto. È una materia in realtà molto complessa. L'asterisco non produce l'espressione di un concetto normativo, ma identifica un segno che è nato sotto l'egida della magistratura. In realtà il cliente deve essere informato in ordine alle caratteristiche del prodotto che compra. Quando il prodotto che acquista è diverso da quello che nella sostanza esprime, allora deve essere data una comunicazione. La comunicazione è stata identificata soprattutto a livello giurisprudenziale nell'asterisco che poi è stato utilizzato. In realtà è molto semplificante tutto questo percorso. Un caso concreto che sintetizza gli errori della semplificazione. Molto di recente i NAS hanno fatto un accesso presso un ristorante importante, una città importante, e per il fatto stesso di trovare nel freezer, nel congelatore, mi esprimo in termini non tecnici, nel congelatore del ristorante del pesce congelato, e per il fatto di non trovare gli asterischi nel menù in correlazione a quel prodotto, ha mandato gli atti al pubblico ministero. Attraverso un percorso molto semplificativo, nella totale, diciamo, inconsapevolezza di quella che è la normativa sostanziale. In sintesi, il ristoratore forniva quel pesce attraverso due modalità. Una, crudo, il pesce viene dato crudo. Due, poco cotto. La normativa impone che il pesce possa essere dato crudo solo dopo l'abbattimento. Il pesce può essere dato crudo
fornito crudo solo dopo un abbattimento a meno 20 gradi per almeno 24 ore. Tra l'altro l'ordinamento comunitario non chiarisce il tempo massimo dell'abbattimento. Può essere anche un mese, due mesi, tre mesi, non viene detto niente sul punto. Allora, per fortuna c'era un giudice molto attento, il giudice ha capito che in realtà sarebbe stata frode in commercio dare il pesce crudo dando un'indicazione ulteriore rispetto a quella normativa. Faccio un passo indietro. La norma vuole che il pesce crudo sia congelato. È implicito nel fatto stesso dare il pesce crudo la comunicazione dell'abbattimento. Quindi non deve essere detto nulla di più. Se io do il pesce crudo senza abbatterlo, io in realtà rischio di consumare una frode in commercio, perché do un prodotto diverso da quello che la norma vuole sia dato, salvo i casi specifici che non impongono l'abbattimento, ma sono casi molto tassativi ed estremamente rari. Altro aspetto importantissimo, la giurisprudenza si è sempre distratta dal rischio appunto dei contaminanti, anche biologici, l'anisakis è uno dei più importanti, ma non solo sul pesce crudo, anche sul pesce poco cotto. Una circolare del 92 imponeva la cottura per almeno 10 minuti a 60 gradi al cuore del prodotto per garantire l'uccisione dell'anisakis. Ora, una cottura per almeno 10 minuti a 60 gradi al cuore del prodotto è una cottura significativa. È emerso in un altro caso che dei piatti cotti non erano cotti a sufficienza per garantire il superamento del rischio specifico anisakis, e quindi anche in quel caso l'assenza di questo rischio è stata riconosciuta un'assenza fisiologica e non si è arrivati a condanna. Sono stati casi però faticosissimi, ma perché il processo semplificativo di è stato congelato, manca l'asterisco, quindi è stato fornito un prodotto diverso da quello che il consumatore si aspettava, è un processo che alletta, c'è una voglia di approfondire le cose, è pieno di casi in cui è faticoso, è faticoso, quindi è molto rischioso assumersi la forza di non mettere l'asterisco anche quando il prodotto è poco cotto. Un passo indietro, che cosa bisogna fare? Beh certo, se uno si deve difendere ha tantissimi argomenti per chiarire la correttezza del proprio operato, ma se uno deve agire nella fisiologia e in prevenzione, visto il rischio, ha senso, quantomeno a livello generale, all'inizio del menù, dare una comunicazione circa la possibile attività di abbattimento in relazione a una serie di oggetti. Noi abbiamo parlato oggi di pesce, il tema non riguarda solamente il pesce, riguarda tantissimi altri prodotti che poi vengono consegnati. Attenzione, l'ultimo regolamento del 2011, il 1409 direi, o un numero vicino, in realtà arriva ad introdurre un concetto importante sulla reale qualità del prodotto, visto che esistono degli strumenti che solo 10 anni fa non erano neanche immaginabili, che garantiscono attraverso l'abbattimento la conservazione di proprietà che altrimenti a conservazione ordinaria a 0 gradi il prodotto perde. Visto questo, la norma sembra dare una cultura importante alla fisiologia dell'abbattimento, se fatto con certi strumenti. Vi ringrazio. Grazie avvocato, mi fa estremamente piacere che lei abbia fatto specifico riferimento a un regolamento comunitario sull'etichettatura che sta per uscire, o meglio che sta per diventare di obbligatoria applicazione. La data è il fatidico 31 dicembre 2014, ma questa stessa norma impone l'indicazione in etichetta, per caratterizzare l'alimento che ha subito un trattamento termico accompagnando il nome dell'alimento con il tipo di trattamento che ha subito, nel nostro caso lo scongelamento.